compagnia. Sì. Sì. Cosa rappresenta secondo lei? Ma anche tante. Però è carino. Beh, significato, che cosa voleva dare, non lo so. Sicuramente un significato più profondo ce l'avrà. Allora andiamolo a vedere da vicino, lo scimmione. E il ragazzo che ha fatto il lavoro è salito su, ci ha messo 3 giorni, è stato molto, molto veloce, diciamo. Bravo. Molto bravo. Si sta erica il cane. Lui disegna solo soggetti di animali antropomorfizzati, insomma. Una scimmia che corre con le carte in mano. Laurentino 38 può diventare un museo? Un museo nel senso di che cosa? Cioè io, dici di murales, cose, per me potrebbe essere una bella iniziativa, perché no? Nel senso tutti i murales, persone che vengono per dipingere, comunque sai, nel senso non è uno scarabocchio su un muro, questa è un'opera d'arte. Come si vive al quinto ponte del Laurentino 38? Qua è una zona che se ci vivi secondo me non è neanche male, a parte magari poi il degrado, tutte le storie, se ci fosse magari un po' più di attenzione anche da parte proprio del comune sarebbe bello. Cosa vorresti in più dal comune? Un aiuto per gli occupanti magari. Che senso gli occupanti? Qui c'è un comitato di occupazione, rifare proprio le intubature visto che perde ogni volta. Che state facendo? Ci si è allagato il bagno. Ci si è allagato il bagno. Questa è casa tua? Sì. Vivi qui da sempre? Sì, da 17 anni. Ma che effetto fa avere uno scimmione sul quinto ponte del Laurentino 38? Beh, abbellisce il ponte molto e è stupendo. Un castello di carte. Uno scimmione in mutande. Fai un invito a venire a vedere quest'opera d'arte al Laurentino 38. Venite a ammirare l'opera d'arte al Laurentino 38, lo scimmione scimmiato. Lo scimmione. Devono venire a vedere. Devono venire, è obbligatorio, non se lo fanno perdere.